Chiudono ufficialmente gli altiforni di Florange nella regione francese della Lorraine. I due impianti che producevano acciaio di proprietà di ArcelorMittal erano già fermi da 14 mesi, ma ora la decisione aziendale diventa definitiva. 629 dipendenti che rimarranno senza lavoro, ma se si contano gli occupati nell'indotto, la cifra sale a un migliaio di persone e i sindacati non ci stanno. La lotta per noi continua perché l'annuncio che è appena stato fatto è ancora peggio di quello che avremmo potuto immaginare. Con 629 posti di lavoro cancellati, ArcelorMittal parla più ad alta voce del governo. Ha fissato al 1° dicembre il termine ultimo per trovare un acquirente, altrimenti gli altiforni saranno smantellati. ArcelorMittal, numero uno mondiale della siderurgia, ha fatto sapere di voler investire sulla filiera fredda dell'impianto, quella che trasforma l'acciaio, senza però fornire ulteriori dettagli. Il governo francese, dal canto suo, ha fatto di Florange un simbolo della lotta ai licenziamenti. ArcelorMittal mi ha detto: lasciateci 2 mesi perché si possa trovare una soluzione che permetta la ripresa piuttosto che la chiusura. Come governo non possiamo gestire l'intero impatto sociale di una simile decisione, ma possiamo aiutare a produrre acciaio in Francia per le necessità dei francesi. Esclusa comunque la nazionalizzazione degli impianti, subito dopo che si è diffusa la notizia della decisione dell'azienda, si sono registrati momenti di tensione davanti al quartiere generale di ArcelorMittal a Saint-Denis, alla periferia nord di Parigi.